Ancora buon pomeriggio a tutti, l'Arcivescovo vi saluta. L'anno scorso era qui con noi, come vi ricordate, oggi ha altri impegni, è già partito, però ci accompagna con i tre convincimenti, potremmo dire le tre idee base che la sua lettera pastorale, Cresce lungo il cammino e il suo vigore, ci dà e che illuminano bene anche in prospettiva missionaria il cammino di quest'anno e quindi effettivamente mettono in luce anche quali sono i compiti per chi è chiamato nella diocesi ad animare la dimensione missionaria come dimensione di tutta la pastorale. Se qualcuno ha la lettera, oppure quando la guardate a casa, i tre convincimenti che ci riguardano sono alle pagine 21 e 22. Da lì vedremo che il sinodo può essere letto come una conseguenza che ci consegna una regola, un luogo e un compito, o meglio, un ulteriore compito rispetto a quelli che abbiamo già. Partiamo dai tre convincimenti dell'arcivescovo. Dice così, quando spiega a che cosa siamo chiamati come cristiani. La gioia dell'incontro con Gesù diventa ardore per l'annuncio. La missione della Chiesa ha il suo principio nell'esperienza della Pasqua. Ricordando la figura e il ministero di Giovanni Battista Montini in diocesi di Milano e la sua scelta del nome dell'Apostolo Paolo come programma del suo pontificato, siamo chiamati a condividere lo spirito con cui ha promosso e vissuto la missione di Milano e le motivazioni che lo hanno convinto a visitare i continenti e a orientare il Concilio Vaticano II al confronto, al dialogo, alla simpatia per il mondo, per una responsabilità di evangelizzazione. Il primo compito che abbiamo è un compito, ci dice bene l'Arcivescovo, legato alla nostra fede, diremmo teologico. Possiamo essere bravi animatori missionari delle nostre parrocchie non solo se preghiamo, che è una cosa che facciamo già, ma se lasciamo che la preghiera ci nutra su questa dimensione, ricordando che la missione sgorga in modo spontaneo se contempliamo il Dio che ci ha amato, questo Padre che invia proprio per amore il suo Figlio a noi. E lo strumento di invio è lo Spirito. Per cui spesso, giustamente, ci affaccendiamo chiedendoci che cosa fare per animare in modo missionario le parrocchie. La prima risposta dovrebbe essere questa: aiutare la gente a contemplare cosa ha fatto Dio per noi. Cosa fa Dio per noi ogni volta? È la grande novità di Papa Paolo VI, che il 14 ottobre tutti riconosceremo come santo. Se andate a vedere il suo episcopato qui a Milano, vi accorgerete che la differenza, ad esempio, tra lui e un suo predecessore altrettanto santo come il Cardinal Schuster, consiste in un'intuizione. Il Cardinal Schuster, quando girava, predicava e chiamava come suoi fedeli, oggetto della sua cura, soprattutto i battezzati. Il Cardinal Montini arriva e la prima cosa che fa è dire che effettivamente oggetto dell'annuncio del Vangelo non sono solo i battezzati, ma ogni uomo per chiamato da Dio. È convinto che il cambiamento dei tempi richieda questo cambiamento di sguardo. Questo cambiamento di sguardo lui riesce a farlo proprio perché effettivamente si fonda teologicamente. Anche noi stiamo vivendo tempi che cambiano molto in fretta. Lo vediamo anche in questi mesi. Lo vediamo appunto anche come profilo culturale che segue alle elezioni del 4 marzo. Per essere all'altezza di questo cambiamento dobbiamo essere come Papa Paolo VI, il Cardinal Montini, capaci di una preghiera così profonda e lucida che ci costruisce e determina in noi atteggiamenti nuovi. Secondo convincimento che l'Arcivescovo ci dà, siamo a pagina 22, la consapevolezza del nostro debito per la gente di questo tempo chiede di continuare il servizio alla buona notizia di Gesù, unico nome in cui c'è salvezza. Le nostre comunità, le associazioni, i movimenti hanno creato molte occasioni per incontrare fratelli e sorelle e condividere la speranza e la proposta di vita buona che riceviamo dalla testimonianza di Gesù. Qual è il compito degli animatori missionari? È quello di aiutare noi e il resto delle comunità cristiane a ricordarci che abbiamo un solo debito. L'Arcivescovo ha usato in modo chiaro questa idea del debito nella messa crismale
dello scorso Giovedì Santo. Riprende quest'idea del debito un po' dal Concilio Vaticano II, soprattutto dalla Presbyterorum Ordinis, che ricorda che i preti hanno un debito nei confronti della gente e dell'umanità, che è quello di dare a tutti la parola di Dio vivente che è Gesù. Per cui il primo debito che abbiamo non è semplicemente sfamare, riportare giustizia, cose che vanno fatte, ma le facciamo perché sappiamo che sono il punto d'ingresso per arrivare a questo debito alto, che solo noi possiamo svolgere. Perché ormai siamo in un mondo evoluto, in un mondo che ha saputo creare anche molti legami, pensate a quante ONG ci sono, anche nel Mediterraneo, che aiutano, che portano avanti discorsi umanitari. Il nostro specifico è quello di far vedere che anche noi vogliamo il bene concreto delle persone, ma perché abbiamo questo debito. Far vedere che attraverso questo bene concreto delle persone si esprime l'amore di Dio in Gesù. Terzo convincimento dell'arcivescovo, lo dice sempre a pagina 22, lo dice così: la formazione di laici adulti nella fede e sapienti nella vita deve convincere tutti che in ogni ambiente devono risuonare la parola del Vangelo e la promessa che suscita speranza di vita eterna. Una preparazione specifica e un incoraggiamento persuasivo deve individuare e sostenere coloro che possono visitare le famiglie per Natale o Pasqua in occasione di lutti e di eventi significativi. Che cosa l'arcivescovo ci dice? Per essere una chiesa missionaria come diocesi, dobbiamo immaginare anche di mettere in cantiere, quindi di concentrare risorse nella formazione. Lui fa l'esempio dei visitatori delle famiglie in occasione delle benedizioni o natalizie o pasquali, che è un esempio molto specifico, ma questo vale anche per qualsiasi forma di annuncio missionario e quindi anche per i gruppi missionari. Non basta dire sono 20 anni, 30 anni che svolgiamo questo servizio per dire ho tutti gli strumenti. Ciò che ci serve in questo momento è effettivamente capire come tutta la mia formazione e la mia dedizione è capace di rileggersi in questo momento di cambiamento d'epoca, come Papa Francesco spesso ci ricorda. Per cui dedicate parte del cammino che fate quest'anno anche a vedere in che modo noi ci stiamo aggiornando, dove il termine aggiornamento riprende il contenuto che gli veniva dato durante il Concilio, cioè come siamo capaci di leggere oggi la profondità del disegno di Dio. Perché se no il disegno di Dio si compie, il problema è che noi non lo vediamo. E allora qui viene il cammino sinodale che stiamo vivendo, appunto, chiesa dalle genti, responsabilità e prospettive. Tutto il cammino, che l'arcivescovo ha voluto molto veloce, ci è servito proprio per, se volete, concentrarci, aiutare le nostre comunità a concentrarci e a capire che in realtà il bello viene quando il sinodo finisce. Il sinodo serve per capire l'urgenza del cambiamento d'epoca che stiamo vivendo. Un sinodo vissuto in un modo così veloce ha avuto un vantaggio, quello di, ad esempio, non essere bruciato, anche se magari adesso facciamo un po' fatica di riprenderlo, dal ritmo comunicativo molto serrato che con le sue tante urgenze ci fa dimenticare i temi fondamentali. Presiedendo la commissione che lo guida, mi sono accorto che finora il sinodo ha coinvolto più o meno la metà delle parrocchie della diocesi. Il primo compito che avremo è aiutare l'altra metà del corpo diocesano a capire l'importanza di questo sinodo, che può essere riassunto in una idea fondamentale che attraversa anche tutte le pagine del documento finale che trovate sul sito della diocesi. Il cambiamento è così forte che non ci permette di dire integriamo i nuovi venuti in ciò che abbiamo già generato, nelle istituzioni che abbiamo creato, nelle idee che abbiamo, nei modi di pregare che giustamente la tradizione ci consegna, perché questo non funzionerebbe. Dobbiamo essere capaci di cambiare anche noi insieme ai nuovi venuti. Dobbiamo cambiare noi come soggetto, se vogliamo essere all'altezza del momento di cambiamento e del cambiamento d'epoca che stiamo vivendo. Dove cambiare non vuol dire dimenticare le nostre tradizioni, ma al contrario assumerle in un modo rinnovato, in un modo più profondo. Capire cosa vuol dire essere cristiani ambrosiani in questo momento in cui anche Milano
effettivamente conosce l'arrivo di tanta gente. I numeri servono, anche se non sono essenziali. Perché sentiamo questo cambiamento con particolare urgenza? Perché da quando abbiamo celebrato il Sinodo 47esimo, il secolo scorso, come dice Don Maurizio, il millennio scorso, eravamo nel 1995, la presenza di persone venute da altre nazioni e continenti a Milano, in diocesi, si è moltiplicata di 8 volte. Allora avevamo neanche 100.000 stranieri, oggigiorno, secondo i dati che raccogliamo con l'Osservatorio Caritas, i dati sono fermi all'anno scorso, però appunto non sono molto cambiati, anche perché come abbiamo visto gli arrivi si sono molto diradati. Attualmente abbiamo quasi 800.000 nuovi italiani o gente che vorrebbe, profughi che vogliono diventare nuovi italiani, immigrati che vogliono diventare italiani, in un corpo che ha conta 5.200.000 persone. Ecco perché li vediamo e li sentiamo, perché effettivamente in un tempo relativamente breve, non così lungo, 25 anni, se ci fate caso, ecco, poco più di 25 anni, una cifra, un corpo che si moltiplica di 8 volte, effettivamente si fa vedere, si fa sentire. Qual è il problema? È che spesso noi lasciamo che i media, che la comunicazione, ci faccia leggere questo fenomeno solo ad un livello emotivo. Mentre la domanda, come diceva l'arcivescovo, giustamente, come dice l'arcivescovo in questa linea, deve essere teologica. Che cosa ci sta dicendo Dio con questo cambiamento? E qui intuiamo una premessa, se volete, al titolo della lettera che è fondamentale. L'arcivescovo sceglie una frase del Salmo 84-83, cresce lungo il cammino il suo vigore. Perché appunto è importante porci questa domanda? Perché se vogliamo capire che cosa Dio ci sta dicendo, lo possiamo capire solo camminando. Se stiamo fermi, impauriti, ci rassicuriamo, ci chiudiamo in qualche ambiente, alla fine non vedremo mai il disegno di Dio. È solo camminando che cresce il nostro vigore. È solo adoperando la fede, facendola vivere, facendola operare nella vita, che capiremo meglio il disegno di Dio. Ecco perché è importante, dicevamo, il compito anche dei gruppi missionari, dei responsabili della pastorale missionaria ai vari livelli della diocesi, in decanato, nelle parrocchie o anche all'interno dei movimenti e delle associazioni. Il sinodo penso che a noi consegna 3 principi, ma vi invito a leggere tutto il documento perché è frutto del cammino diocesano e quindi contiene molte cose. Un primo è una regola fondamentale che ci è insegnata soprattutto dai nuovi venuti, quelli che solitamente chiamiamo migranti. La cosa che ci hanno detto molte volte durante quest'anno è che loro non vogliono essere i destinatari di nostre azioni su di loro. Loro vogliono essere protagonisti con noi. Tutti dobbiamo essere protagonisti in un nuovo noi, del futuro che ci sta davanti. Non un sinodo su, ma un sinodo con. Non si tratta di celebrare un sinodo sui migranti, ma un sinodo con i migranti, con i nuovi venuti, con i nuovi italiani, con i cristiani, che ci rendono sempre più cattolici. Un esempio che mi è capitato di sentire tante volte, molto semplice, per quello mi ha colpito, più di una comunità di migranti, più di 10 a dir la verità, 12, mi hanno segnalato, man mano che le incontravo, lo stupore di più di un cristiano al loro interno che magari entrava nelle nostre chiese a pregare o che aveva voglia di essere guidato nella fede perché capiva che qui si vive la fede in modo diverso. Abbiamo ad esempio gruppi di consacrate che vengono in questo caso dall'India uno e dall'America Latina l'altro, che mi dicevano che da noi fanno fatica a vivere la Quaresima perché gli manca il mercoledì delle ceneri. Per cui entravano nelle nostre chiese convinti appunto di vivere insieme la fede e si sentivano a indicare da più di una persona: no, ma che cosa fa qui lei oggi? Oggi non è il giorno della distribuzione dei viveri, oppure guardi che il mercatino degli abiti non è oggi ma tra 2 giorni. E loro rimanevano stupiti, anche un po' amareggiati, dicendo: ma io non sono qua per chiedervi degli abiti o dei cibi, sono qua perché voglio pregare e pregare con voi. Un sinodo con vuol dire capire che dobbiamo pensarci, scoprirci meglio più cattolici. E intuite, il problema non è mettere un canto in lingua
durante le liturgie eucaristiche domenicali, anche perché abbiamo fatto una recensione, attualmente sono 17 le lingue dei cattolici di altre nazioni che sono presenti nella nostra diocesi. Intuite che fare canti in 18 lingue, perché ci sarebbe anche la nostra durante una messa, non abbiamo neanche lo spazio. E non avrebbe neanche senso. Il problema non è ad un livello folcloristico la percezione di questa cattolicità, è a un livello più profondo. Come facciamo ad essere gente così diversa, sentirci uno? Questa però è l'esperienza anche del Nuovo Testamento, eh? Come dice San Paolo, non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, tutti siamo uno. Come ci ha ricordato il Sinodo, è la croce di Gesù che ci attrae e ci rende uno. E questo lo si può vivere come esperienza, perché è un'esperienza teologica, anche in quella parte della diocesi. Ho in mente tre parrocchie del Varesotto e due del Lecchese che mi hanno scritto giustamente dicendo: ma noi non abbiamo neanche uno straniero nella nostra parrocchia, e quindi che cosa possiamo fare per il sinodo? Intuite che l'esperienza, la percezione dell'essere cattolici è fondamentale, anche se in quel momento non ci sono stranieri. A parte che in due sono stato, e mi sono accorto, e si sono accorti anche loro, che è vero che non ci sono stranieri, ma il fatto che magari arrivano da due regioni diversi dello stesso paese è percepito come una forma di estraneità. Per cui gli dicevo, già essere cattolici tra lecchesi o tra varesini potrebbe essere un buon obiettivo del sinodo a livello locale. Perché è vero, non è facile sentirsi uno, eh? Pensate che fatica nel Nuovo Testamento. E che fatica oggi, eh? È lì che si gioca la fede. Questa è la regola, il luogo che ci consegna il sinodo, in modo particolare. Come vi dicevo, leggete il documento che vale per tutti. Qual è lo spazio specifico del mondo della missione? Troverete nel capitolo 3 un punto dedicato alla realtà dei Fidei Donum, che in realtà, utilizzando appunto come fa l'arcivescovo l'esempio specifico dei Fidei Donum, intende parlare della realtà della missione. Abbiamo bisogno di costruire pratiche di contagio. In che modo si diventa cattolici? Conoscendosi e incontrandoci. Per cui il compito che vi è chiesto è di essere dei contaminatori in senso positivo, cioè di tornare nelle vostre comunità e di dire al parroco, più che le tante iniziative, i mercatini che facciamo che vanno benissimo, quest'anno dobbiamo mettere in programma nel cammino della parrocchia almeno tre momenti in cui ci contaminiamo, in cui ci incontriamo. O con quel missionario che conosciamo bene, che è rientrato, appunto un Fidei Donum, o con il missionario che è originario della parrocchia, che semplicemente ci racconta come si può essere cristiani in modo diverso, e in questo modo accorgerci com'è bella la nostra chiesa e com'è grande. Oppure anche incontrando comunità cattoliche che sono sparse sul territorio. Sono tante le comunità cattoliche che abbiamo sul territorio, le cappellanie etniche, come le chiamiamo, spesso sono così a parte, autonome, che non le vediamo. Mi è capitato durante il cammino del sinodo di incontrare due o tre decanati della città di Milano. Milano non è grandissima come città, nel senso appunto del comune, non dell'area metropolitana ma del comune, e di accorgermi che ad esempio in quel decanato la gente non realizzava che ogni domenica da loro venivano celebrate 6-7 messe in altre lingue, semplicemente perché non li hanno mai incrociati, celebrano in orari diversi, magari in edifici che noi non usiamo più. E intuite cosa vuol dire che non c'è più giudeo né greco? Tutti siamo uno in Cristo Gesù. Tutti celebriamo il medesimo sacramento, manifestiamo, riconosciamo, professiamo la stessa fede, ma in modo parallelo. E invece quello che è chiesto a voi, grazie che lo fate, è quello di dire basta questi cammini paralleli, proviamo ad incontrarci e a vedere come il modo diverso che l'altro ha di vivere la fede nutre la mia, perché mi fa scoprire dimensioni diverse. Tra l'altro sarebbe interessante questo modo di confrontarci, perché ci accorgeremmo che
I problemi che abbiamo noi sono i problemi che hanno tutti i cristiani, addirittura non solo i cattolici, ma anche spesso gli ortodossi che sono presenti in un modo numeroso nelle nostre parrocchie. Per dirvi, è capitato di organizzare sempre intorno al Sidone un incontro tra i preti di Milano e i preti ortodossi, i preti cattolici, ambrosiani della diocesi di Milano, in città di Milano, e i preti ortodossi romeni presenti in città, e di accorgerci che alla fine è vero che siano due chiese diverse, ma la domanda di fondo che abbiamo è la stessa. Come trasmettere la fede, ad esempio, ai nostri ragazzi? Il decano per la Chiesa romena ortodossa di Milano è parroco attualmente, felicemente, a Lodi, ha 39 anni, è sposato, perché la Chiesa romena ortodossa ha il clero usurato, e ha tre figli. La prima figlia è in seconda media, frequenta una scuola di Lodi italianissima e, come ci raccontava il prete ortodosso, fa pubblicità contro il papà perché dice ai suoi compagni di non andare alla divina liturgia del suo papà, che è una palla orrenda. Al che, ridendo, gli dicevo che così capisce perché i preti cattolici sono celibi, perché almeno non abbiamo il nemico in casa. Però, al di là della battuta, lui ha creato un silenzio di tomba nell'uditorio, perché poi ha chiesto a noi: e voi come fate con questi preadolescenti? E noi cosa gli possiamo rispondere se non che anche noi facciamo fatica e che magari confrontarci può diventare un'esperienza, anche perché dopo l'abbiamo fatto e lui è rimasto stupito da tutti gli strumenti che, giustamente, sono belli, abbiamo costruito a livello pedagogico. E i preti di Milano sono rimasti stupiti dalla teologia che loro hanno dietro nel cammino pedagogico. Quest'idea della divinizzazione, che uno crescendo non cresce solo in età, sapienza e grazia, ma cresce anche nella capacità che Dio lo abiti, che la teologia ortodossa chiama divinizzazione, trasfigurazione, è molto interessante, è una categoria che noi non abbiamo mai avuto nella storia della nostra catechesi. Come noi aiutiamo, ad esempio, i genitori a vedere che i loro figli crescono anche da questo punto di vista, perché cresce la presenza di Dio in loro, in noi? Quanto la vediamo? Quanto il fatto che non la vediamo inibisce questa crescita? Pensate come questa idea della contaminazione diventa significativa. E questo è il cattolicesimo, la cattolicità di cui abbiamo bisogno, anche ascoltando i tanti preti Fidei Donum che rientrano, oppure i preti che ospitiamo per i vari motivi, alcuni per studio, altri sono qui magari per seguire le loro comunità. In questi anni la diocesi si è impegnata perché tutti i preti che seguono comunità straniera, in particolare le comunità filippine, alcune comunità latinoamericane, alcune comunità dell'Europa dell'Est, risiedano nelle nostre parrocchie e vivano il ritmo delle nostre parrocchie. Quindi aiutino, ad esempio, nella benedizione natalizia, se riescono seguono qualche cammino di catechesi. Pensate che ricchezza ascoltare il loro punto di vista. Questo è davvero un compito che va svolto, perché se non lo svolgiamo rimaniamo poveri e non ci accorgiamo della ricchezza che è in noi. E il terzo, e poi smetto perché appunto ci deve essere spazio anche per il dibattito, la terza consegna che ci viene dal sinodo la troverete nel quarto capitolo, che è fondamentale. Abbiamo il compito di essere sentinelle, di vegliare. Che cosa stupisce anche in questi giorni? Ieri mi è capitato di essere, come rappresentante della Chiesa di Milano, quindi anche vostro, ma c'era l'arcivescovo che ci rappresentava ancora meglio tutti, al saluto della prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, che lascia, Sua Eccellenza, come si dice con i prefetti. C'era anche il ministro degli interni, nonché cittadino milanese, che risponde al nome di Matteo e al cognome di Salvini, che penso che conoscete tutti. E lì ha annunciato appunto che riapre il centro di Via Corelli. È interessante perché l'ha studiato comunicativamente, l'ha annunciato in un modo soft. Intuite che la riapertura del centro, come fa vedere il sito della Caritas, non va così da sé, cioè non è un'operazione così ingenua. Cambia molte prospettive nel nostro modo di immaginare la convivenza sociale. Siamo così storditi dal ritmo di comunicazione che viviamo, che non siamo più capaci di vedere queste dimensioni profonde
del cambiamento culturale dentro il quale siamo. C'è bisogno di sentinelle che aiutino la comunità cristiana a ricordarsi che la vita è un po' più complicata e che tutti siamo responsabili gli uni degli altri e che non possiamo semplicemente dire basta, ne abbiamo troppi, perché dovremmo chiederci che cosa stiamo facendo nei loro paesi, ecco. Come effettivamente, come cittadini del mondo, come ci stiamo comportando. Su questo abbiamo una coscienza un po' stordita dalla velocità del cambiamento. C'è bisogno di qualcuno che, non assumendo linguaggi della violenza, che sono tipici di una cultura che non aiuta su questo, però in modo molto pacato, ma ricorda quali sono i conflitti nel mondo. L'arcivescovo continua a sgridarmi e ha ragione, però gli ho detto che prima o poi faccio il compito, perché mi dice che io sono incaricato di seguire anche l'ecumenismo, di seguire appunto tutto il tema della carità, del dialogo con la società, e mi dice che ad esempio non aiuto la diocesi a ricordarsi della situazione in tensione che c'è nel Medio Oriente. Quanto ci ricordiamo della guerra che c'è in Siria? Della situazione dei profughi in Turchia e in Libano? Intuita, essere sentinelle vuol dire, in un modo molto semplice, magari una preghiera dei fedeli alla domenica, un pannello sul tableau in fondo alla chiesa, ma che ricordi che effettivamente non siamo in un paese dei balocchi, ma che effettivamente siamo in un mondo che deve ancora guarire da tante violenze e da tanti conflitti. Questo va fatto, intuite, non per sognare risoluzioni oniriche, tutti sappiamo che alcuni problemi continueranno anche dopo di noi, pensate alla fatica solo che c'è attualmente nella terra che è di Gesù. Una delle cose, ad esempio, su cui il secolo scorso ci aiutava il Cardinal Martini quando ero prete giovane, era ricordarci la concretezza del Salmo 122, che è un salmo che a Padre Santo sta a cuore, no, quando quel salmo dice domandate pace per Gerusalemme, e il cardinale spiegandocelo ci faceva vedere che è interessante, quel salmo è stato scritto perché non c'era già allora pace in Gerusalemme, e se uno rifà la storia si accorge che Gerusalemme ha vissuto pochissimi momenti di pace nella sua storia. Perché è così, perché è l'incontro di più culture, l'incontro soprattutto di più religioni, e se c'è pace lì vuol dire che effettivamente davvero abbiamo saputo costruire un'unità profonda. Però quello che ci manca è la capacità di profondità. E più si rimane in superficie, più vincono le emozioni e quindi la violenza. Anche questo è un compito, penso, che come gruppi missionari abbiamo e possiamo svolgerlo, abbiamo fatto, Don Antonio ci ha aiutato tanto in questi anni e quindi possiamo continuarlo. Quindi, come avete visto, erano solo alcune note introduttive, vale la pena che anche voi leggiate, penso l'avete fatto già la lettera pastorale, e adesso come compito leggiate il documento che è la bozza, che poi verrà votata in quest'Aula e quindi emendata il 3 novembre, ma che effettivamente riassume il cammino della Chiesa. E quando l'abbiamo costruita, il principio che ho dato a tutti e mi sono dato alla fine mettendo insieme è che non ci devono essere idee personali, ma ci deve essere il cammino di una Chiesa. Tutto ciò che è contenuto è perché è stato riflettuto da gruppi e da comunità insieme. Non sono idee di singoli, neanche dell'arcivescovo, è la fotografia di come la diocesi sta cambiando e sta cercando di sentirsi una Chiesa una, radunata dalla croce di Gesù, dalle genti.